direttore Scattolari, allora nonostante i recenti cambiamenti nella squadra, la marcia dello Young continua? Sì, continua, perché come al solito c'è da fare tanti complimenti ai ragazzi, perché per l'ennesima volta hanno dimostrato grande maturità, grande appartenenza, grande passione, ed è stata secondo me un'altra prova di grande maturità. Però c'è da fare soprattutto i complimenti allo staff tecnico, a Nadir Bianchi in primis, perché comunque ha preso, diciamo, un po' le redini della squadra, del gruppo, e l'ha portato avanti in un momento di difficoltà con grande serietà, grande professionalità e grande passione. Quindi ringrazio tutto lo staff tecnico e soprattutto Nadir Bianchi. Secondo tempo di grande spessore dello Young, la partita si è decisa proprio nella fetta di gara in cui lo Young ha spinto di più. Sì, peccato non aver concretizzato tutte le occasioni create, però sicuramente, come dico sempre, diciamo sempre la prestazione è quello che conta. Credo che, come hai detto giustamente, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, hanno creato tanto, hanno saputo soffrire quando era ora di soffrire, e questo è quello che gli chiediamo, saper leggere i momenti della partita e saperli gestire al meglio. Credo che oggi l'abbiano fatto e diciamo che i gol li abbiamo tenuti per le prossime partite, speriamo. L'ultima cosa, quando verrà ufficializzato il nuovo allenatore? Come detto ieri, stiamo lavorando, abbiamo lavorato tanto, mancano pochissime ore, dobbiamo ancora sciogliere gli ultimi dubbi in società, però sicuramente i colloqui si sono intensificati sempre di più e penso martedì, al massimo mercoledì, ci sarà la famosa fumata bianca. Giacomo Pracucci, match winner di questa partita contro il Gatteo, insomma, ci è voluto il tuo colpo di testa per avere ragione di una squadra che nel secondo tempo è andata in difficoltà grazie alla vostra grande pressione. Sì, come vediamo ogni domenica, tutte le partite sono difficili, e non c'è nessuna vittoria scontata, e oggi l'abbiamo dovuta risolvere con un calcio piazzato. E abbiamo centimetri, ma fino a questo momento non siamo mai stati veramente pericolosi, quindi viene così anche per il futuro, da prendere come spunto per proseguire su questa strada. L'immediato futuro del Sant'Arcangelo, sempre più in testa alla classifica, quale può essere? L'obiettivo ovviamente è quello di restare lì, non è che c'è un altro. Poi ci sono altre squadre forti, come ho appena detto non c'è nessuna vittoria scontata, quindi ogni domenica bisognerà fare il massimo per riuscire a restarci. Dal punto di vista difensivo invece, da parte tua, che partita è stata, che difficoltà hai avuto, se le hai avute più nella prima o nella seconda parte di gara? Ma io in teoria non nasco come difensore, quindi quando c'è da correre un po' indietro sento che faccio un po' più fatica invece di quando devo correre in avanti. Tutte le domeniche perdo sempre uno o due duelli, e quindi sicuramente su quella parte lì posso fare meglio, però comunque sono soddisfatto perché penso di riuscire a fare abbastanza bene il ruolo e sono vicino a farlo mio al 100%. Presidente Evangelisti, innanzitutto una notizia che ci ha appena raggiunto e che ci ha appena comunicato: le dimissioni dell'allenatore Arpino. Sì, ha dato le dimissioni, i motivi ancora non li sappiamo, adesso vedremo domani cosa succede. Venendo alla partita, insomma, occasione un po' da una parte e dall'altra, c'è la sensazione che lo Young abbia vinto imponendo il proprio gioco nella ripresa. Qual è il suo giudizio? Sì, la partita l'abbiamo persa nel secondo tempo quando hanno imposto il suo gioco. Noi abbiamo fatto un palo clamoroso, abbiamo avuto due occasioni bellissime, non ne abbiamo fatti, e loro un'occasione di testa, gol. È tutto qua, questo è il calcio, purtroppo. Prossima partita con il Delfini Rimini, che cosa si aspetta dalla sua squadra? Adesso bisogna vedere chi è l'allenatore, prima cosa, chi è. E poi speriamo di ripartire con calma e basta, tutto qua. Non ci sono altri motivi che Rocco Arpino ha comunicato, non si sa niente al momento? Non si sa niente, a me me l'hanno detto qua, ero là, che là di fuori ero così, ha dato le dimissioni, ha detto che basta, che è difficile allenare e tutto qua.